Buongiorno a tutti, prego accomodatevi. Buongiorno a tutti, ringrazio il segretario generale Stoltenberg per la sua prima visita a Roma come segretario generale della NATO. È un caro amico dell'Italia, è stato a lungo primo ministro del suo paese e noi ci ricordiamo, tra i tanti momenti belli e brutti, un suo straordinario discorso qualche ora dopo la terribile strage di Utøya al suo paese e al suo popolo. Quindi innanzitutto lo accolgo come amico, come leader e come persona che è stata tante volte in questo palazzo con un ruolo differente. Good morning. Let me thank, first of all, the Secretary General Stoltenberg for being here today. This is his first visit in Rome as Secretary General of NATO. He is a long-time good old friend of Italy, and for his many years as Prime Minister of his country in the good and bad times, I remember very vividly the wonderful speech that he gave to his people after the slaughter of Utøya. So we are very pleased to welcome him here today as a friend, as a leader, and it's not the first time he's here in Palazzo Chigi, having covered various roles before the one he's presently covering. Abbiamo parlato con il segretario generale della grande importanza che l'Italia attribuisce alla NATO e in particolar modo della necessità che nel nuovo ordine mondiale che faticosamente si costruisce giorno dopo giorno, l'attenzione sia riservata ai dossier più caldi, quelli che tutti i giorni stanno sui giornali e all'attenzione dei media, ma anche a temi la cui priorità non è così forte nel dibattito pubblico mondiale, a partire da quella che voi sapete essere per noi la priorità numero una, che è la questione del Mediterraneo e segnatamente della Libia. We have talked with the Secretary General about the importance that Italy attaches to NATO and the need that we need to give in terms of attention to the new world order, which is progressively and taking place. But we need to give attention not only to the covers, to the issues which cover the headlines of the media and of the news, but also to other issues which maybe do not cover the same in relevance in terms of media news, but which are equally important, and that I refer to the Mediterranean and to Libya. E naturalmente abbiamo discusso dopo il vertice del Galles, al quale il segretario generale Stoltenberg ha partecipato, anche se non ancora formalmente in carica, lo è divenuto nelle ore successive, nel mese successivo più correttamente, abbiamo discusso delle prossime sfide che l'Alleanza dovrà affrontare anche in vista dell'appuntamento di Varsavia 2016. Sfide che riguardano naturalmente l'impegno operativo in Afghanistan, l'impegno operativo nei Balcani che tutti voi conoscete e abbiamo discusso anche delle questioni legate al ruolo dell'Italia che è uno dei principali contributori sia in termini economici che in termini di uomini e mezzi della NATO. After the summit in Wales, to which Stoltenberg has attended, even though he was still not yet the Secretary General of NATO, he took office only 1 month later, we have also addressed the number of challenges that have to be faced up to, looking up to the Warsaw Summit of 2016. And amongst these challenges, we've mentioned our commitment in Afghanistan, the operational presence in the Balkans, which you all know about, the role of Italy played within this framework, with Italy being one of the major contributors both in terms of troops and in terms in financial terms. Con questo spirito, signor segretario generale, le rinnovo il benvenuto nel nostro paese e le cedo subito il microfono per le sue considerazioni, ringraziandola di nuovo
e augurandole in bocca al lupo per questi anni belli, impegnativi, ma anni molto importanti per il futuro della comunità internazionale della NATO. It is with this spirit, Mr. Stoltenberg, that I would like to welcome you here again in our country, and I will pass on the mic to you, but let me thank you once again for being here today, and I wish you all the best for your new tenure in these upcoming years, which will be challenging, but at the same time extremely important for the international community and for NATO. Thank you so much, and let me start by confirming what you just said, and that is that this is my first time in Rome as Secretary General of NATO. I've been there many times before, but it's great to be here also in the capacity of Secretary General of NATO and to meet with you, because Italy is such a staunch ally in NATO, and you have been a strong ally ever since the foundation of the alliance. Desidero innanzitutto ringraziarla per essere qui oggi ed effettivamente è vero, come ha detto lei, è la prima volta che sono oggi qui a Roma nella mia veste di segretario generale della NATO. Sono stato qui anche numerose altre volte e desidero anche dire che l'Italia è sempre stata uno degli alleati più forti della NATO da quando la NATO è stata istituita. And I'm impressed by what I have seen. I'm impressed by your leadership. I'm impressed by your strong commitment personally to reforms, to reforming Italy. And now the economy in Italy is picking up. That's good for Italy. That's good for Europe. But it's also good for NATO. Because a strong economy is also important for our security. Sono rimasto particolarmente colpito da quanto ho visto, sono rimasto particolarmente colpito dalla sua leadership, dal suo impegno personale a favore delle riforme. L'economia si sta riprendendo e questo è una cosa positiva per l'Italia, per l'Europa, ma anche per la NATO, perché una ripresa economica è anche importante per la sicurezza della NATO. And Italy is one of our biggest contributors to important NATO operations in Afghanistan and in Kosovo. And you are hosting important NATO installations at the NATO Defense College in Rome, but also the Joint Force Command in Naples. I'm going to visit both of them tomorrow. L'Italia è uno dei principali contributori per quanto riguarda la nostra operazione in Afghanistan, in Kosovo, e l'Italia anche ospita importanti strutture della NATO come il NATO Defense College e il Comando della Forza Congiunta, che visiterò entrambi domani. And Italy is now contributing to the biggest change in NATO's collective defense since the end of the Cold War. We are making our forces more ready, more prepared, by establishing a new spearhead force, and Italy is taking on the lead in that process, together with six or five other NATO allies, and I welcome the great contribution of Italy to increasing our collective defense. L'Italia sta dando un contributo importante per il cambiamento della difesa collettiva successivamente al periodo finito della Guerra Fredda e si parla di forze che devono essere quindi pronte, che devono essere le forze cosiddette spearhead di pronto intervento, e a tale riguardo l'Italia dà un contributo fondamentale insieme ad altri sei alleati della NATO e io desidero ringraziare l'Italia per questo contributo per la difesa collettiva. And in addition, I think it is important to know that increased preparedness and increased readiness of our forces is important both for NATO to meet the challenges we are facing to the east with a more assertive Russia, but also the challenges we are facing to the south with turmoil, instability, barbaric violence in North Africa and in the Middle East.
E inoltre desidero dire che queste forze di pronto intervento sono molto importanti per la NATO per far fronte alle sfide che si pongono ad Oriente con una Russia più assertiva, ma anche nel Sud con una maggiori tumulti e maggiore instabilità e con la violenza che si verifica nell'Africa del Nord e nel Medio Oriente. Anne, we are also increasing our capacity for situational awareness, and we are developing a new system for ground surveillance, alliance ground surveillance, and that's surveillance drones, which are going to be based at the Sigonella base in Sicily, starting from next year, and that will just increase the importance of Italy as a staunch ally within the alliance. E desideriamo anche intensificare la nostra capacità di una presa di coscienza delle situazioni, ovvero andremo ad aumentare anche la nostra sorveglianza sul terreno attraverso l'uso di droni e a tale riguardo faremo riferimento a Sigonella a partire dall'anno prossimo e questo sarà un'ulteriore testimonianza dell'importanza dell'Italia come alleato della NATO. We are particularly concerned about the deteriorating situation in Libya and the high number of migrants crossing the Mediterranean. And I would like to commend Italy for all the efforts and all you are doing to receive the very high number of refugees and migrants coming to your country. Abbiamo anche ho espresso una forte preoccupazione per quanto riguarda la situazione in Libia e per il grande afflusso di migranti che attraversano il Mediterraneo e a tale riguardo desidero ringraziare l'Italia per l'accoglienza data a questa gente. And NATO stands ready to support Libya with advice on defense and security institution building as requested by the Libyan government. E come richiesto dal governo libico, la NATO è pronta a dare il suo supporto per l'edificazione di un contesto più di incentivazione della difesa del paese. Let me finally say some few words about Ukraine, because I know that you, Mr. Prime Minister, that you are going to visit both Kiev and Moscow very soon. Infine, permettetemi di parlare brevemente dell'Ucraina, perché so che lei, signor Primo Ministro, andrà a breve a visitare Kiev e Mosca. We agree that the Minsk agreement is the best basis for a peaceful, negotiated political solution to the crisis in Ukraine. Siamo d'accordo che sicuramente l'accordo di Minsk è la base migliore per trovare una soluzione pacifica negoziata per l'Ucraina. And I welcome the recent indications of reduced fighting in Ukraine and we hope that the ceasefire now finally is going to be respected and it is important that all parties fully respect the ceasefire and withdraw heavy weapons. Russia has transferred in recent months over 1,000 pieces of equipment, tanks, artillery, advanced air defense systems, and they have to withdraw this equipment and they have to stop supporting the separatists. And it is important that all parties now respect all the provisions in the Minsk Agreement. E desidero accogliere quindi con favore la riduzione degli scontri in Ucraina è molto importante che tutte le parti rispettino il cessate il fuoco e che quindi ci si impegni da tutte le parti al ritiro delle armi pesanti. La Russia ad oggi ha fatto affluire 1000 unità in termini di artiglieria, unità di carri armati e sistemi avanzati di difesa aerea e deve quindi ritirare tutto questo ed è molto importante quindi che tutte le parti aderiscono ai termini del cessato il fuoco dell'accordo di Minsk. And any attempts to expand further the territory held by separatists would be a clear violation of the Minsk agreement and of the ceasefire and it would be unacceptable to the international community.
So I very much appreciate this opportunity to meet with you, Prime Minister Renzi, and to exchange views and to develop the excellent cooperation between Italy and NATO, and looking forward to continue to cooperate with you. Un ulteriore ampliamento del territorio da parte dei separatisti costituirebbe una netta violazione dell'accordo di Minsk e quindi verso la comunità internazionale. Signor Primo Ministro, desidero ringraziarla quindi ancora per l'eccellente collaborazione che c'è fra l'Italia e la NATO e che sono sicura continuerà anche nel futuro. Grazie. Due domande? Una domanda o due domande? Filippo, two questions. One, first. Yes, hello. My name is Niles Johnson. I'm from Norwegian newspaper VG. My question goes to Mr. Renzi. First of all, I'd like you to give your impression on the leadership of Mr. Stoltenberg since he took over NATO briefly. And also from an Italian perspective, where are the most pressing issues for NATO? Is it to the east with Russia and Ukraine, or to the south with Iraq, Syria and Libya? You know, for us, my English is absolutely incredible and beautiful, but the real reason is the terror of my spokesman is exactly the answer will be in English. We are destroyed now. So, Filippo, I will speak in Italian. Are you happy? Yes. Per noi le priorità sono tutte sullo stesso piano. Vale a dire, non esiste una scala per la quale la vicenda ucraina o russa, la vicenda orientale, è più importante della vicenda sud, della vicenda del Mediterraneo. È evidente che laddove c'è una violazione della pace, dell'ordine internazionale, delle regole del gioco, in questi casi è fondamentale che la comunità internazionale dia le risposte adeguate. Le risposte adeguate naturalmente riguardano vari livelli istituzionali. In Ucraina gli sforzi compiuti dal cosiddetto formato Normandia, Angela Merkel e François Hollande hanno condotto in nome e per conto dei paesi del G7 e dei paesi dell'Unione Europea un negoziato fruttuoso e significativo che ha portato agli accordi di Minsk, per i quali condivido per filo e per segno le parole del segretario generale, e quindi in questo caso il nostro obiettivo è quello del mantenimento e della implementazione del protocollo di Minsk. Per ciò che riguarda la Libia, siamo in una situazione di differente approccio. Noi crediamo che si debba partire dall'esperienza del governo di Tobruk, perché il governo di Tobruk ha ricevuto l'avallo della popolazione libica nelle elezioni del giugno del 2014 e che gli sforzi dell'ONU, in questo caso delle Nazioni Unite, con l'inviato speciale Bernardino León, vadano esattamente nella direzione di arrivare a una pace sostenibile partendo dalla esperienza del governo di Tobruk. Quindi sono formati diversi. La NATO naturalmente può dare un contributo in tutti i campi e in tutti i settori nel rispetto delle regole del gioco che presiedono alla nostra alleanza. Io credo che la leadership di Stoltenberg sia un fatto importante. Noi lo riconosciamo come non soltanto un autorevole ex collega, ma soprattutto come una personalità dotata di visione e intelligenza. Si tratta di gestire un'alleanza complessa in cui l'Italia sta da protagonista, senza forzature, in un mondo molto diverso dal passato, ma anche con la volontà di affermare valori di pace, di libertà e di rispetto dei valori umani. Perché quello che sta accadendo in alcune parti del mondo, pensate alle immagini
che sono arrivate dallo Stato, dai vari fronti di guerra del cosiddetto Stato islamico, ci portano a dire che c'è grande bisogno di valori, di libertà e di rispetto per i diritti umani. Sono certo che noi lavoreremo in questa direzione. Posso tradurre io, ma forse non traduce lei. Well, when it comes to priorities, I think that these priorities are all standing at the same level. In other words, there is not a scale of priorities. When it comes to Ukraine and Russia conflict, the importance of this Ukraine-Russian conflict as opposed to the South, what I would like to say is that wherever there is a violation of peace, of rules of the game, the international community is expected to give an appropriate response. So when it comes to Ukraine, the format, as referred to the Normandy format with Angela Merkel and Hollande, have very successfully negotiated, together with the support of the G7, a negotiation which has led to the Minsk agreement. And I fully share every single word that the Secretary General of NATO has said with reference to the Minsk agreement. So it is very important for us to comply with the Minsk agreement and to implement the Minsk agreement. When it comes to Libya, the approach is different. I think we should start definitely from the government of Tobruk, because the government of Tobruk has been legitimately elected by their people in June 2014, and the efforts of the UN Special Envoy Bernardino Leon go along these lines, and the ultimate goal is to attain a sustainable peace. So these are just simply different formats, and I think that NATO can give an important contribution to both formats, as long as the rules of the game are fully complied with. And I think with regards to the leadership of Mr. Stoltenberg, I think he does have a leadership. It is a great pleasure for me to meet a former colleague, as he was Prime Minister of his own country, and I think he is a man of great vision, of great intelligence, and he will certainly lead an alliance, which is a complex alliance, but this is an alliance where Italy is a staunch ally of NATO, and he will go for sustaining peace, freedom and human rights. Because if we think of the images that have been broadcasted by the so-called Islamic State, we are become all the more aware about the importance to uphold the principles of freedom, of values and of the respect of human rights, and I'm sure that the Secretary General will go for this. Buongiorno. Last. Nicola Filippone, il Sole 24 Ore Radio Corriere. Comincerei dal segretario generale Stoltenberg. Secondo uno studio appena pubblicato di European Leadership Network, solo Francia e Stati Uniti rispetteranno gli impegni sulle spese per la difesa, impegni stipulati a Cardiff. Volevo sapere se lei è preoccupato che questi impegni possano venire meno, ci possa essere un ridimensionamento da parte di altri paesi importanti. Per il Presidente Renzi, visto che si avvicina questo viaggio verso la Russia, volevo sapere se lei è convinto che in poche settimane Putin possa diventare anche un interlocutore per altri scenari internazionali a partire dalla Libia, cioè un processo che può durare poco, quello di coinvolgerlo e di smussare la situazione ucraina e di coinvolgerlo in altri procedimenti, in altre situazioni di crisi, e anche qual è la posizione del Presidente del Consiglio sull'operazione Mediaset Railway e se c'è stata una comunicazione preventiva. Proprio una questione di stretta attualità di politica estera. Nazionale, quindi non è proprio completamente fuori. What, the first question? Very emotional moment of internal politics. Very, very emotional. The first question is to Mr. Stoltenberg, and that is a recent study which has been published was saying that basically when it comes to respecting the Cardiff agreement in terms of a budget commitment, only France and the US will be able to afford these budget commitments. Are you concerned that maybe other countries will have to slash down their budget commitments? And with regards and
to Prime Minister Renzi two questions. One is, do you think that within the next few weeks we will be somehow able to involve Putin also for a role to be played also in other crisis areas such as, for instance, Libya? And the second question is about what does he think about the Mediaset railway operation? You can speak about Mediaset, please. No, I have left national politics, and especially Italian national politics. It's above my competence. But I can say something about budgets, and that is that, of course, I think we all have to understand that defense budgets, defense spending, was very much reduced after the end of the Cold War. And in many ways, I understand that, because after the Cold War, tensions were reduced. And there was a peace dividend, which I think that almost all countries would like to benefit from. And then after that, we had the financial crisis, so defense spending continued to go down. But now the world has changed. We have seen new threats and new challenges, both in the East, with a more aggressive and assertive Russia, with aggressive actions in Ukraine. And we have seen all the threats emanating from the south, with ISIL, with turmoil, barbaric violence, sectarian violence in North Africa and the Middle East. So that's the reason why we agreed to stop the reductions and gradually start to increase defense spending. And therefore, I actually started by commending Italy and Prime Minister Renzi for all the reforms that you are undertaking in Italy. Because it's, even though you, which is normally regard as national politics, it is also important for NATO that you are able to reform your country and to improve the way your economy is working. And now economic growth is picking up in Italy for the first time for many years. That's important for Italy, as I said, for many domestic reasons, but it's also important for NATO. And that was exactly the reason why I started by commending Prime Minister Renzi for the leadership, the willingness, and the commitment to reforming and modernizing and to improving the way the Italian economy is working. Because that creates more revenue, more income, and it will enable Italy and other countries to also spend more on defense. So I'm strongly in favor of economic growth. Also because then taxes will increase and money for defense will be available. So I'm looking forward for that. Per quanto riguarda, non sono in grado di poter rispondere per quanto riguarda la politica nazionale e non ho la giusta competenza, però per quanto riguarda il budget della difesa possiamo dire che a un certo punto dopo la guerra fredda c'è stata una riduzione del bilancio dedicato alla difesa, cosa che posso capire perché le tensioni si erano allentate e tutti hanno cominciato a beneficiare del dividendo della pace. Ma poi dopo c'è stata una crisi finanziaria e questa a sua volta ha provocato un'ulteriore riduzione della spesa dedicata alla difesa. Oggi però il mondo è cambiato, ci sono nuove minacce che vengono da Oriente, dove abbiamo una Russia più aggressiva e poi abbiamo anche minacce che vengono dall'ISIS, dove abbiamo anche delle situazioni di tumulto, abbiamo delle violenze settarie che vengono dall'Africa del Nord e dal Medio Oriente e quindi tutto questo fa sì che bisogna cambiare l'approccio. A tale riguardo desidero ringraziare il Primo Ministro Renzi, come ho detto all'inizio della conferenza stampa, per quanto egli si sta dedicando a tutte le riforme che sta portando avanti, perché anche se è vero che questa è politica nazionale, per noi è importante anche per la NATO, perché è proprio attraverso queste riforme che si può permettere poi una ripresa dell'economia, e c'è una ripresa dell'economia in Italia dopo tanti anni in cui non c'era, e questo è molto importante per l'Italia, per la NATO, perché avrà un impatto anche sulla NATO. Quindi desidero ringraziare di nuovo, come ho detto all'inizio, Primo Ministro Renzi per la sua leadership, per il suo impegno nel cercare di modernizzare il Paese, perché maggiore introiti, maggiore reddito significa
significa maggiore spesa per la difesa. Quindi io sono a favore della crescita economica, che significa anche un maggior aumento del gettito fiscale e quindi anche un maggior aumento della spesa per la difesa. Tre tweet. Primo, spese militari a Cardiff. Io ho proposto ai colleghi degli altri paesi della NATO di scomputare dal patto di stabilità le spese fino al valore del 2% sull'innovazione e sulle spese militari. Era un altro momento storico. Non dimentichiamo che nell'arco dei 6 mesi appena trascorsi l'Europa ha cambiato direzione economica. Però questa proposta per me rimane sul tappeto, l'ho accennata anche al segretario Stoltenberg, per i prossimi anni. È venuto un po' più lungo di un tweet. Secondo tweet, Russia, Ucraina, la posizione italiana è la stessa posizione di Angela Merkel, di François Hollande, della comunità, del G7 e dell'Unione Europea. Noi vogliamo, e che oggi ha espresso molto bene il segretario generale per la NATO, noi vogliamo un cessate il fuoco che diventi pace duratura in Ucraina e in Russia alle condizioni di Minsk. E diremo questo sia a Kiev che a Mosca, auspicando che la ritrovata pace riporti la Russia al tavolo della comunità internazionale, nel quale ha lavorato fino alla vicenda siriana di qualche mese fa, prima che lo Stato islamico guadagnasse posizioni, e che sicuramente può vedere la Russia giocare un ruolo. Non è un mistero che negli ultimi mesi Putin abbia avuto contatti molto forti non soltanto con la Turchia e con l'Egitto, che sono due partner importanti, la Turchia è anche partner NATO, ma che sono comunque due attori decisivi nell'area. Terzo e ultimo punto, Mediaset e il mercato. Credo che dovrete abituarvi a considerare le operazioni di mercato per quelle che sono. Non operazioni politiche, ma operazioni di mercato. Per questo, perché il mercato sia rispettato, occorre la libertà di chi sta sul mercato e il rispetto delle regole. Il governo ha messo delle regole sul Railway che non intende modificare e sono le regole che riguardano il 51%. Punto, per me la discussione è finita qui. Well, three tweets. The first is about military spending and with reference to what was referred to with regards to the Cardiff agreement. Mr. Stoltenberg already knows about this with regards to the Pact of Stability. I have referred to the 2%, which would be referring to the innovation and the military spending. But it is also true that in the meantime, over the last 6 months, Europe has changed. Well, this is the first tweet was a little bit longer than what I was expecting to have. The second tweet with regards to Russia and Ukraine, we fully share the position by Angela Merkel, Mr. Hollande, G7 and the EU, and I fully share what the Secretary General of NATO has just said with regards to the situation. Therefore, a full compliance of the ceasefire of the Minsk agreement and therefore for the peace to hold. And this is exactly what I will be saying in my this upcoming visit in Moscow and Kiev, and I really hope that we will finally so have peace with Russia, because Russia has indeed played, even up until a few months ago, an important role with regards to Syria, and indeed Russia can play a very important role, as has already been seen in its negotiations and first contacts with in the past months with Turkey and with Egypt, Turkey by the way being a NATO ally, and so Russia may indeed play an important role. And third and final tweet with regards to Mediaset and iWave, I think that the market is a market and it's not politics, so we have to abide by the market rules, but at the same time I think we have to respect the rules of the game, and the government has been very adamant on this, and the rule is that with regards to iWave 51%, and that's it, period. Not tweet, we post on Facebook. Please, I